Chi c'è di tutto a Materazzi? Niente, praticamente Materazzi eravamo in giù campo quando a un certo momento durante la partita Italia-Francia, mi pare, camminavamo tranquilli e io non avevo dato fastidio a nessuno. Poi sono rimasto là dietro, ci ho detto niente, ho detto poi mi vediamo dopo. E lui, ok, mi ha detto una parola brutta, mi ha detto una parola che non so se la posso ripetere. Comunque, insomma, ci penso, anche io mi aggrissa nei cani praticamente. Ma comunque, io non so se la posso dire davanti a tutti che cosa? A tutti gli spettatori praticamente. Chi dica guardano questa trasmissione, gente pure, sì vabbè, ma comunque insomma Vodicchi ti ha detto niente, mi ha detto, mannaggia, non la volessi a dire la parola. Comunque insomma mi ha detto, ma scusati, il riscaldamento è che dentro l'avete appicciato, no? Perché mi fa, vabbè, comunque insomma ho capito, voi volete sapere chi mi ha detto. E niente, mi ha detto praticamente, dice, tu sei un cazzo di Catanzarese, ecco. Ma io dico, Catanzarese a me non mi ha mai detto nessuno, capito? Anche perché io, signorato, sì, ho capito, noi sappiamo che tu sei francese, sei di Marsiglia, mi pare, no? Sì, va bene, Marsiglia, però diciamo che Nanna abitava la Vigneggiata della Neve, praticamente. Mentre io sono stato tanti anni allo Spirito Santo, no? E praticamente chi era statua, chi era che era là, chi di Bacelli, poi l'abbiamo pigliata noi alla casa nostra e l'abbiamo squagliata, praticamente più ci fa i chiodini che risulta, che ricavano tutti gli scarpetti, capito? Perché noi siamo sempre stata una famiglia molto povera di Algerino, siamo stata una famiglia molto povera di Algerino, che però erano sempre gente di Cosenza. E anche una zia, capiva, io era di Cosenza casa, ho capito. Quindi tu dici a Materazzi che non ti doveva dire che eri catanzarese, assolutamente no. Io mi poteva dire tutto quello che voleva, mi poteva chiamare in tutte le maniere, poteva pure offendere a mia madre, tanto che me ne frega, non è che mi aveva offeso a me praticamente, però che mi ha detto la parola catanzarese a me, purtroppo ti devo ripetere, non me l'hanno detto mai questa parola, capito? E poi volevo ringraziare tutti gli amici cosentini che mi hanno espresso grande solidarietà. Io vi ringrazio a tutti quanti e continuate, quindi continuate a seguire, sì, continuate a seguire Spica Web, che è nella quale di cui.